Ciao a tutti Toretti e benvenuti in questo nuovissimo video qua sulla serie Agricola. E oggi siamo qua nel giorno di Santo Stefano, subito dopo Natale, e sono qui per registrarvi questo episodio nella quale andremo a fare qualcosa di diverso. Allora, qui abbiamo i nostri mezzi. Vabbè, devo attivare la modalità per rimuovere gli altri, però non ci voglia. E stavo un attimo guardando le nostre finanze, siamo a 20.000 euro perché ho fatto una missione. Qua stavo un attimo guardando lo stato dei nostri mezzi. Allora, dobbiamo sistemare un paio di cose, ovvero la barra per la trebbia, e la trebbia anche quella è quasi andata, quindi piuttosto che ripararla vedremo quanto ci costa e poi se caso la vendiamo prima di ripararla. Comunque abbiamo qua un New Holland T6 con su 11 ore, ma il Valtra con 14. E io voglio quasi vendere il Fiat, che è qua. Però quasi quasi lo terrei ancora un po'. Però è da vedere perché allora, oggi andremo a far fienagione. Allora, 16.000 euro andranno per questa. Ne abbiamo 19. Dobbiamo ricordarci. Il prezzo non ce lo fa vedere? Ah, ecco, ce l'ho da qua. Pensavo di prendere questa qua dalla Kuhn. Ok, potenza richiesta 80 cavalli. Voltafieno da vedere se comprarlo o no. Però vabbè, sicuramente non è questo, questo, questo. Quindi 16, fate 30.000. Ranghinatori, 50.000 euro ci servirebbero e non ne abbiamo. Allora, la mia idea, penso, ecco questo qua, non quello piccolo. Questo qua da 8 metri e mezzo. Cioè, cavoli, costa un sacco il Kuhn. La mia idea è quella quasi quasi di noleggiare qualcosa. Ad esempio, 800 ci costa. Poi direi di andare magna su questo. Proprio, no, aspetta, quanti metri? 8, 7 e 6. Andiamo su questo. 8, 500 e 1100. Quindi 2000 euro ci prendiamo tutto. Però no, non facciamo una cosa di questo tipo perché allora, vabbè, questo non noleggio. Noleggiamolo. Ok, poi vabbè, strano lì un po' perché non faccio in tempo. Allora, questa qua la compriamo. Ora noleggiamo. Quasi quasi. Dai, noleggiamo tutto perché alla fine abbiamo pochi soldi. E questo qua, vabbè, lo prendiamo dopo questo. Intanto per ora non è urgente. Allora, no, non voglio prendere lui, ma voglio prendere l'altro. Il T6. Ma la zavorra la lasciamo qua. Qua davanti all'entrata di casa, così è. Arriva qualcuno e magari la porta dentro. E andiamo a ritirare tutti i nostri mezzi. Eh sì. Allora, qua ecco una cosa che volevo dirvi. È tutto ben fatto la staccionata, però giù in fondo dove c'è il silo sono dovuto toglierla. Per il semplice fatto che non potevamo più. Cioè, era un po' scomodo. Se volevamo magari girare con un mezzo grande non aveva la possibilità, quindi ho detto vabbè, la togliamo. Allora, se vi chiederete dov'è che vado a falciare? Vado a falciare intorno ai campi, dato che in teoria dovrebbe, cioè si può falciare. E vediamo un po' com'è, se la resa è alta o no. Ah, ecco, una cosa prima non ve l'ho detto, il fatto della barra che è un po' usurata della trebbia potrebbe influire sulla qualità del raccolto, credo, eh. Ok, Kuhn agganciata e andiamo. Dobbiamo stare un po' attenti perché quando si sterza, perché se siamo troppo, abbiamo qualcosa troppo attaccato dietro rischiamo di demolirlo. Allora, direi prima cosa di partire dal campo 28. Andremo intorno ai campi praticamente. Vabbè, teniamo aperta un attimo la minimap così vediamo un po'. Vabbè, questa parte qua forse la eviterei, direi di far qua, da qua in avanti. Quindi dispieghiamo, ci mettiamo qua così e possiamo accendere e abbassare e si parte. Allora, vabbè, che cavolo è successo? No, che brutta cosa. Aspettate un attimo, ripiega, solleva. Non falcia perché il terreno non è pianeggiante, vabbè. Andiamo su così e
la facciamo falciare. No, una cosa ecco che non volevo fare è il fieno. Volevo fare soltanto erba, però i cavalli richiesto fieno. Cioè richiedono fieno, quindi dobbiamo fare per forza fieno, così che li rendiamo felici. E tra l'altro il nostro cavallo, cioè i cavalli, ne abbiamo uno. Il nostro cavallo ha bisogno, cioè, di un po' di manutenzione, tra virgolette. No, perché nel senso che richiede, cioè è molto bassa la percentuale del cavallo. Si faccio vedere. Il cavallo è qua, vedete? Qua è basso, dovrebbe essere la pulizia. E qua, vabbè, l'allevamento, come sta procedendo. Il prezzo del cavallo si è abbassato molto molto. C'era sui 2 o 3 mila. Adesso è 1.900. Allora, passiamo, ripartiamo. Il fatto del terreno non proprio pianeggiante l'avevo proprio, cioè non l'avevo preso in considerazione perché questa falciatrice è bella lunga, quindi se ci sono buche non falcia magari in mezzo ai lati. Però vabbè, non dovremmo falciare così perché stiamo calpestando tutto il falciato. Ecco, vedete lì che ha saltato un po'. Però dai, andiamo avanti così. Cioè adesso ci invertiamo, andiamo giù nell'altro senso di marcia. Ok, volendo posso fare anche sto pezzo, magari non subito ma più tardi. Allora ci mettiamo qua così, perfetto. Comunque sì, sto facendo parecchie ore su tutti i mezzi e mi sto trovando parecchio bene un po' su tutto. Allora, la mappa la posso anche togliere ora. Vedete qua, lascia indietro un po' di roba, però è normale, non si può fare nulla. Magari era meglio partire dall'altro campo, quello l'infarm. No dai, più o meno falcia abbastanza bene. È bella larga, quindi anche una cosa molto importante. Se vi ricordate bene, nella serie cioè non alpina né agricola, nella serie America lo scorso anno, iniziano tutte con la, tra l'altro, che la serie America dello scorso anno sarebbe stata la serie agricola, però era serie America. Sì, all'incirca era la serie con i mezzi di default. Principalmente, sì, soltanto default avevamo usato e qualche script. Praticamente lì avevamo usato la New Holland. E non è male come falciatrice, devo dire. Però dato che l'avevamo già usata, mi scocciava a riutilizzarla. E quindi oggi siamo qua con la Kun. Dato che non avevo il DLC, mi andava proprio di provarla, a vedere un po' com'era. È esageratamente larga, infatti, come potete vedere. Però dai, se la cava. Ah, e poi ecco, questa cosa la facciamo principalmente per il fattore cavalli. Perché dato che non abbiamo imballatrici, facciamo un carro di fieno. E il resto, cioè, volendo vendiamo tutto il fieno, teniamo a parte un carro, così che ce l'abbiamo lì alle evenienza. Magari i cavalli hanno bisogno di erba. Cioè, scusate, di fieno. Sono a posto. Allora, vediamo un po' qua se riesco. Non ci lascia facciare tutto, ma non importa. Tanto, vabbè. Facciamo un po' di passate qua. Comunque, come erba ce ne stiamo facendo abbastanza, sembrerebbe. Poi, vabbè, non vuol dire nulla. Però, sembrerebbe di sì, che sta andando abbastanza bene. Allora. E anche sulla mappa sembrava molto piccola la zona. Cioè, pensavo fosse piena di sassi. Invece no, dai. Ci sta anche, ad esempio, sta zonetta qua sulla destra che stiamo sfruttando ora. Poi vabbè, se lascio indietro un po' d'erba, non vi preoccupate, intanto. Cioè, non è che sia un campo di quelli belli, belli, in cui va tagliato tutto nei minimi particolari. Allora, qua facciamolo, cioè dato che possiamo falciare, passiamo con la falciatrice. Non è accesso a questo terreno, ok. Beh, adesso io faccio un po' di giri così, vado a falciare, vado avanti, vi faccio anche un taglio perché devo falciare un sacco di zone, quindi non mi va di star qua a perdere tempo. Mi porto parecchio avanti e ci vediamo più tardi per la voltatura e se caso anche per la ranghinatura dei campi, dai.
Ok ragazzi, rieccoci qua nel video e vabbè, sono andato avanti, ho falciato giù intorno alla farm, ho già restituito la falciatrice, anche se volendo potevo fare il campo là di fianco, ma non mi sembrava il caso. Allora, questa volta facciamo così sto tipo, andiamo su, spenti, alziamolo anche e torniamo giù lavorando, sennò fa una fatica assurda sto trattorino. Cioè che poi non è neanche piccolo, vabbè sì, è piccolo questo farming. Però alla fine ha sui 100 cavalli, è 105, non è tantissimo nella realtà. Però dai, dipende dove lo usate già, se in campo aperto lo usate per trasportare una barra, la barra della falci della, sì, della falciatrice. Anche, oppure della trebbia principalmente. Allora, chiudiamo. Comunque ho restituito la falciatrice perché sennò ci andavano sui costi. E andiamo nel campo, questo qua. Nel campo. Cioè nel campo, qui in farm. Ecco, vi faccio vedere. Vabbè, partiamo da questa. Cioè, scusate, vi spieghiamo prima. Iniziamo a lavorare. Potevo fare anche qua giù in fondo, ma ho lasciato perdere. Tra l'altro, vorrei farvi una domanda, ovvero se in fondo avevo una mezza intenzione di rimuovere tutte le piante. E poi spianare un po' il terreno, però è ancora da vedere come cosa, se è possibile, cioè si può fare, però devo rimuovere prima i ceppi, quindi ci serve un po' di attrezzatura forestale in più, però come cosa è fattibile, quindi non trovo il perché non potrei farla come cosa, quindi vediamo, in modo da allargare, ampliare un po' anche questo campo. Poi questo campo, volendo, dipende, se qua non metto nulla potrei ampliare, mettere magari un pollaio o una farm, cioè una farm nel senso tipo un posizionabile tipo le pecore. Pecore e cavalli potrebbero starci, e poi fare vacche e maiali da un'altra parte. Ci potrebbe stare. Questa qua è una piccola idea che mi è venuta qua sul momento. Ed è anche fattibile secondo me. No, scusate, lasciamo acceso, facciamo il giro senza spegnerlo mai. Perché alla fine se vi fermate negli angoli è un casino. Appunto lo sterzo fatto apposta così per poi sterzare. Quindi perché non dovremmo, noi dovremmo appunto alzare il tutto. No, se no fate cumuli di fieno ovunque, non è bella come cosa da vedere. Tra l'altro, si stavo pensando prima, questo video sulla fine giorno lo divido in due, ovvero falciatura e voltatura oggi. E adesso, ecco, stavo ancora pensando, il resto non lo facciamo magari nel prossimo episodio, ma tra due. Nel prossimo episodio magari andiamo a fare qualche missione. Adesso è un po' da vedere se ci convengono. Proviamo a fare una missione bella importante, però da vedere perché richiederà un sacco di tempo. E tra l'altro, sti giorni sto editando il video, quello di Capodanno, cioè scusate, del 31. Il 31 è tra pochi giorni, quindi cioè devo ancora registrarlo prima di tutto. Sto preparando alcune cose. Avevo detto che l'avrei registrato un mese fa, ma non ho più avuto tempo, quindi peccato. Se no sarebbe stata una gran figata fare un video e registrarlo un sacco di tempo prima. Però fa nulla. Adesso io direi che vado direttamente. Sì, possiamo andare direttamente con questo allo shop, così che gli lasciamo lì il voltafieno e poi intanto prossimamente non dovrebbe servirci. È da vedere un po' per la missione, perché se impieghiamo troppo tempo è un po' un problema, altrimenti no, ci starebbe tutta come cosa da fare. È il problema che non abbiamo attrezzature, quindi dobbiamo arrangiarci un po' per come si è messi, perché se c'è ad esempio una trebbiatura, con la trebbia che abbiamo non conviene fare la missione perché impieghiamo troppo. Cioè gli lascerei appunto l'automatico perché è troppo piccola, dovrebbe fare un sacco di passate già per i campi che abbiamo. E ci mettiamo qua. Ah, non l'ho neanche abbassato. Vabbè, c'è alzato. Spegniamo il trattore, vediamo un po'. Tra l'altro devo trovare una player camera decente perché sta qua mi pare che non sia il top. Allora, invia. Ok, sì. Te lo voglio inviare. E guardiamo un attimo una cosa. Nelle raccoglitrici. Vabbè, questa no.
Praticamente è ancora meglio la nostra rispetto a quella, sia in velocità che in capienza. Ci sarebbe questa qua, 285.000, la John Deere T560 che avevamo sulla serie agricola la scorsa stagione. Cioè non so se era il 560, comunque era molto simile. Però aspettate, sono simili, però penso, vediamo un po' com'è fatta questa. Non è male la Roster Mash, però no, dai. Direi di andare sulla John Deere. E poi magari più avanti ci prenderemo o questa o la. Ma prenderemo sicuramente questa, cambiamo il marchio. 8T, 9T. Che differenza c'è? Ah, la potenza, ok. La sigla qua sa tanto de tonnellate. Ma non so se sia proprio tonnellate. Comunque, ragazzi, il cavallo è ancora messo lì. Gli porteremo fieno prossimamente. Comunque, io spero che questo video vi sia piaciuto. Vi invito come sempre a lasciare un bel like, commentare, condividere il video e iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Passate anche sulla pagina Facebook, il profilo Instagram, anche se pubblico poco nulla, però ho veramente poco tempo. Magari sti giorni farò un contest per assumere qualche componente nello staff, perché al momento è vuoto lo staff, cioè non c'è nessuno, sono soltanto io e mi risulta molto difficile un po' tutto. E altro, dato che non ve lo chiedo mai, stavolta passate sulle varie pagine, cioè sulla mia pagina così, iscrivetevi al canale che è importante. E nulla, adesso sto provando su questo periodo a fare un video al giorno e portare più contenuti, almeno adesso che riesco. E poi vabbè, sto preparando un po' di timelapse. Al massimo sapete cosa potrei fare? Potrei iniziarmi una serie e poi dopo più avanti ve la pubblico. Al posto di timelapse. Perché timelapse sono una cosa un po' particolare. Comunque magari ne parliamo nel prossimo episodio. Io vi saluto e vi ringrazio. Noi ci vediamo domani con un nuovissimo video. Tra l'altro sto guardando qua. Ah, è fatto così la parte sotto. Sì, sta un po' male. Comunque nulla. Ciao a tutti diretti e al prossimo video.